cosa fai? Ti siedi, i piedi, sulla seggiola, su. Oh. Dimmi un po', ti hanno rubato 4 monete d'oro. E dove le avevi nascoste? Perché immagino che le avevi nascoste. Sì, sottoterra, in un buco, nel campo dei miracoli. E dov'è? Dov'è questo campo dei miracoli? Da qui si vede bene, te lo fa vedere. Dove vai? Dove credi di essere? In piedi, qua. Dunque? In mezzo al campo c'è un albero. Se uno ci semina delle monete, poi ne crescono tante sui rami. Ma tante, tante. Come, come? Non ci credi? Sì, ci credo. Anzi, voglio andarci anch'io in questo campo dei miracoli a seminare un paio di monete. Ma le tue non hanno dato nessun frutto. Non capisco. Volevo dire che tu le seminate, ma sui rami niente. Certo, perché mentre andavo a prendere l'acqua per annaffiarle, loro me l'hanno rubate. Ah già, perché bisogna annaffiarle. Eh già. Così, mentre andavo a prendere l'acqua per annaffiarle, loro me l'hanno rubate. E il contadino mi ha detto, corri dal giudice, corri, che lui te le ridà. Loro chi? Chi te l'ha prese? Il gatto e la volpe, no? Io volevo portare una casacca d'oro e d'argento con i bottoni di brillanza a mio babbo. Chi è il tuo babbo? Si chiama Geppetto e fa il falegname, povero. Il povero, sì. Il falegname povero di professione? Certo, da quanto è povero, il fuoco nel camino ce l'ha dipinto. Chissà che freddo in quella casa. Per questo io volevo tornare dal mio babbo. Così gli portavo tanti soldi e si comprava tanta legna. E gli volevi portare anche una casacca d'oro? Con i bottoni brillanti. È bravo il nostro Pinocchio. Dunque, le monete che hai seppellito in quel campo dei miracoli, chi te l'ha date? Mangiafuoco. Mangiafuoco mi voleva bruciare perché voleva far cuocere il suo montone. Poi ha stranutito. E quando stranutisce diventa buono. Infatti mi ha regalato 5 monete. Però una l'ho spesa per la cena del gatto e della volpe. Poi, mentre andavo a cercarli nel buio, ho incontrato gli assassini che mi volevano impiccare. Io però ho nascosto le monete in un posto che gli assassini non lo sapevano. Così ci sono rimasti con un palmo di naso. Loro, per prendere le monete, mi hanno impiccato. E la fata mi ha salvato. Così sono andata a riprendere le mie monete. Mentre stavo prendendo, chi ho rincontrato? I due maledetti. Quali maledetti? Il gatto e la volpe, no? Te l'ho già detto. Ho capito, ho capito. Questo povero diavolo è stato derubato di 4 monete d'oro, dunque pigliatelo e mettetelo subito in prigione.